Mi piace il Crankworx? No. Il primo vince $25,000? Chapeau. Ci sono i salti più grossi al mondo? Chapeau. Hai 10 punti bonus e il casco Red Bull? Chapeau. Mi piace saltare col vento? No. I giudici sanno che trick sto facendo? No. Parere mio personale? Sbaglierò? Amen. Per me è la qualità, raffinatezza, ventola. Caldo. Ah. Avevo le mani un po' ghiacciate con 30 gradi, oggi mancava sudare un po' di più. Ragazzi, bentornati al Crankworx. Siamo a Innsbruck, per chi non avesse mai visto un mio video del Crankworx. La competizione di slopestyle per eccellenza, eh? È un campionato di più tappe, ma Crankworx è la serie più importante di eventi di freestyle mountain bike al mondo. E vi chiederete perché c'è un falò dietro me. Perché questa era una vecchia struttura degli anni scorsi, di preciso un boner log, cioè una passerella di legno, che era marcia. L'hanno smontata completamente e l'hanno messa a bruciare oggi per inaugurare il Crankworx. Per ricordarci casa, un bel falò abusivo stile Napoli. Ah, butta dentro anche due gomme, copertone. Dai. Siccome questo percorso è penso il quinto o il sesto anno, che è sempre uguale, sì, delle piccole modifiche ogni volta, ma bene o male è sempre lo stesso. Mi sono rotto le palle di fare il course check, l'abbiamo già fatto vedere in tutti gli altri video che ho fatto qua. Oggi andiamo a vedere solo le due nuove feature che hanno modificato. Appunto, siccome volevano scaldarsi e bruciare il boner, hanno costruito questo step down completamente in terra, molto lungo e col kick bello ripido, bello incazzato. Sarà sicuramente ottimo per mandare i trick, ma ti fa cagare addosso. E la seconda struttura assolutamente innovativa che hanno fatto è questa bella merda. Siccome non avevano abbastanza rotto i coglioni con le strutture strane, hanno detto: vabbè, cosa possiamo mettere in fondo per rompere i coglioni ai rider dopo che hanno fatto tutta una run, tutti i trick della Madonna, atterri sull'ultimo salto, che dici sì, ho chiuso il mio ultimo trick, sono a posto? Un cazzo di corte, ma porca puttana, facciamo slot, facciamo DMX, Madonna, il corte mi devo mettere tra i coglioni. Perché se fai tutta la run giusta e poi cadi qui, prendi il primo piccone che inizia a piccolargli tutto, cioè io non lo so. Sono incazzato perché non è possibile che gli diciamo: fate dei course nuovi, innovativi, nuove strutture, tutto il corso uguale. Quello che a noi piace, lo slopestyle, i salti, tutti identici. Poi spendono soldi per fare, guardate che cavolo di struttura hanno fatto per mettere in piedi sto quarter, sto cavolo di terrapieno, come il nostro terrapieno del parco. E vi assicuro che fare una struttura del genere costa un bel po'. Sai cosa mi ricorda questa struttura? Tu quando andavi Ninja Warrior? No, no, no bro, non posso, ma sei scemo. This is a moment Betsy Burnett will not forget. What a moment on Australian Ninja Warrior. Ragazzi, abbiamo fatto abbastanza i cretini, ci vediamo domani con le prime prove. Sveglia alle 7:30. Ascensore. Colazione. Ascensore 2. Drinkettino. Zaino. Ciao camera. Ascensore 6. Carichiamo le bici. Navetta coi bambini. Protezioni. Riders meeting. Riassunto Riders meeting. Mi raccomando ragazzi, girate la mattina perché al pomeriggio potrebbe alzarsi il vento. Ma ci sono prove la mattina? No. E niente, è un gioco. Invece che fare questi salti così grossi, non facessero qualcosa di un po' più safe e chill, dove magari i rider riescono a divertirsi sui salti. Quel cazzo di step down è eccessivamente grosso, non è per un cazzo divertente. Yes, I saw you. I said, I have to do it again. Sì. Primi feeling sul course, sempre uguale, identico, e non capisco come fa a essere molle. La cosa è strana perché comunque è secco, ma hanno detto che ha piovuto fino a poco prima di questa settimana. Figa, io non lo so, cioè sembra che veramente lo diciamo apposta nei video. Effettivamente ha detto che fino a settimana scorsa c'erano dei grossi punti con tantissimo fango e si sente. Over.
sera. Non ho assolutamente idea del perché sono arrivato corto. Ho fatto cash, ho fatto flip whip, sono sempre arrivato di là, 7 cork. Quel momento, sopra, sul pianetto, vabbè, sono morto. 7 cork era giustissimo, però ero fermo. Non mi ricordavo che era così dura la terra del Crancors. Non mi ricordavo che era così compatto. Per oggi, prove, le concludiamo qui perché tanto il terreno rimane un po' ancora soffice. Voglio dargli tempo di asciugare perché è inutile. Secondo me sti errori qua sono a causa del terreno. C'ho già troppo la faccia da Crancors. Veramente, sì sì sì, ormai sì. Il giorno post caduta è sempre abbastanza. Ti svegli la mattina e dici: porca troia, perché sono caduto ieri? Vabbè, oggi ragazzi, tutti su. Non c'è il sole che batte, però si è alzato un po' di vento. Obiettivo di oggi è martellare di brutto. Sapete perché, ragazzi? Ieri mi è arrivato l'F24 a pagare tasse e contributi dell'anno scorso. Incazzato oggi? No, no, non incazzato. Devo brigare perché qua sennò ti paga. Ok, ci sono tolti subito dal cazzo quei 7 cord di merda, mentalmente, perché è un trick che so fare, non devo farmi abbattere da quelle cazzo di cadute stupide. L'ho tirata, ho detto di non andare tutto oggi, di non andare tutto oggi. Va bene. Pagato le conseguenze. 2 hours later. Comunque, prima ho fatto un pisolino. I miei pisolini ristoratrici. Quando sono un po' così che dico. Sono messo lì sul divano. Ma sai che mi sono svegliato veramente originato? Ero stanchissimo prima, mi sono svegliato e ho detto. Oh. Ma infatti mi hai guardato e mi fa. Nice. Mamma mia, che bel pisolino! Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a snapping. I bet on me and my team. ISO is what I'm prepping. Alla fine il pisolino, ragazzi, è proprio servito perché ho imparato negli anni, nei contest, che ascoltare quello che ti dice il tuo corpo, la tua mente, è la cosa principale. In passato mi stressavo parecchio perché avendo dei tempi limitati per le prove, dici cavolo, devo fare questo, devo fare quello, non ho ancora fatto questo, devo andare, devo correre, stanno finendo le prove. Invece è molto meglio ascoltarsi e dire ok, in questo momento ho voglia di fare quel trick? Sì, lo faccio. No, non ho voglia, lo farò nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Ma quando non te lo senti? Su questi salti è meglio non rischiare, perché se non hai la mente lucida per fare il trick e lo sbagli, mentalmente ti demolisci. L'ultimo giorno del Crankworks non poteva mancare il vento, ragazzi. Non ci aveva ancora fatto compagnia fino ad adesso, invece raffiche belle potenti, 30 km/h. Facciamo un po' di quarter perché facciamo cagare noi in quarter, quindi qua. Anche qua fanno un po' cagare. No, qui non fanno cagare, sono io che faccio cagare in quarter, è quello il problema. Lucas, give me your speed. More speed power. Porca troia! No, bastardo! Bastardo! Let's see, Lucas! Faccelo vedere! No! Ah! Peccato! I passed some of my bad skills to you. È una competizione adesso, Todd! C'è più gusto! Ah, fanculo! C'è tensione! Bastardo, devo farlo adesso! Ah! Sì, però è troppo tirato! Pareggio di nuovo! È troppo tirato però così! Ti dirò, vi dirò, ci ho messo 72 ore a fare un whip to bar di merda, quindi per non rischiare cagate di fare tutta la run giusta e poi sbagliare sul quarter, io mi sa che Rami è contento di fare un bel tail whip bello safe. Rimaniamo safe e cerchiamo di far bene la run e basta. In calze. Io sai che sono con una spalla. Siccome oggi non abbiamo concluso tanto nelle prove, però abbiamo una notizia riservata proprio per questi giorni. Chi mi segue su Instagram chiaramente lo saprà già. Durante questo inverno abbiamo detto, beh,
adesso non c'è più il Covid, non ci sono più menate, possiamo organizzare finalmente degli incontri con voi. Noi non facciamo come gli youtuber normali, non facciamo il classico incontro, il raduno. Abbiamo deciso di fare qualcosa in più, quindi abbiamo chiamato, diciamo, maestri del party, menti diaboliche, i menti del party e del riding. Quindi siamo venuti con CP, CP Gang. Qui abbiamo Luis di CP Gang proprio. Abbiamo organizzato proprio un tour, immaginatevi, tour Rockstar, dove tutti voi potete partecipare. Mottolino, Monte Amiata e Monza Pizza Bike Park. Siamo noi che andiamo in giro per l'Italia e voi dovete solo venire a partecipare all'evento e gireremo tutti assieme. Assolutamente faremo... non competitivo, aperto a tutti. Siccome vogliamo che veniate in tanti e dobbiamo essere in 200.000 persone, ragazzi, a fare sti party ride, sti trenini in bike park, abbiamo coinvolto Foodspring, che pagherà di tasca sua 40 ski pass per ogni tappa. Quindi le prime 40 persone che arriveranno si beccheranno la giornata gratuita pagata da Foodspring, ragazzi. Quindi non dovete neanche pagare. Venite, giriamo tutti assieme, ci divertiamo, ci gasiamo. Vi lascio comunque in descrizione i riferimenti per guardare le info sull'evento, eccetera. Facciamo un'altra cosa noi, esatto lì. Cosa spoiler? Uscirà qualcosa in collab con CP Gang, quindi occhio. Anche lui è sorpreso. Chi verrà agli eventi lo potrà prendere e acquistare in anteprima. Invece gli altri, vabbè, poi online. Primo evento che facciamo da quando il canale YouTube. Primo evento pubblico che facciamo. Ed è già un tour, pronti via. Esatto. Giorno delle finali, ragazzi, mani iniziano a essere bagnate, fradice, sudate. Battito da stamattina, 150 battiti appena svegli, che rimarranno così fino a che non avrò finito la mia run. Come sapete, durante la gara io monto sempre l'action cam per filmare la mia run. Il problema è che spesso e volentieri queste action cam danno fastidio, soprattutto nel momento di massima prestazione, perché pesano, ingombrano, quindi ti tolgono un pelino di visuale, comunque le vedi con gli occhi. Per fortuna Insta360 ha inventato la Go 2, ragazzi. Come mi sono rotto le palle di avere questi pesi importanti sul casco, ho deciso, ma perché non usare lei, action cam più piccola al mondo e soprattutto più leggera, quindi una volta che io la metto qui non la sento. E soprattutto di solito io posto anche le mie run su Instagram con la Go 2, che ha il sensore quadrato. Voi potete scegliere in post se mettere il video verticale o orizzontale, quindi io la metto così o così, non importa, posso scegliere dopo se farlo verticale o orizzontale. Ricordatevi che sempre trovate il link in descrizione. E adesso, ragazzi, ora di mandare, ora di sendare. I came straight through the dirt, my sleeves pulled up, my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart, and I made sure that my team. Oh, abbiamo conquistato là in fondo, eh? Guess this is what it's like when you grow up. I'm feeling old. Some say it's normal when you get formal. It comes with age, what a mistake. Cause when I was a kid, I dreamt of something greater. Like standing on a stage and hearing all those people shout my name. But now I'm hanging low and looking for someone to blame. So I'm not gonna lose myself. I could conquer the night. If I could make it, if I tried to gather it. Can I wait the wind? Another core 7! Even the other speed in our two opposite core 7! Oh shit! Che cazzo di rischio avevo preso sul double flip! Non giravo! Casatissimi! Lasciando stare che da fuori non sembrava, ma da io nel double flip stavo letteralmente morendo. La mia sensazione era di arrivare di punta e ho detto ok, morto. La Monza Pizza Bike ha fatto il miracolo, ha pregato per me e sono arrivato giusto. Il mio obiettivo di questo contest era portare a casa punti che mi servono per la classifica, per fare gli altri crankworks. Non voglio esagerare, non voglio distruggermi la prima gara per niente, quindi per ora sono a posto così. Il mio obiettivo era arrivare nei primi 8. Vediamo come si evolve la situazione e decido se fare o no la seconda run.
Ah, qui intanto ci arriva dalla regia un'informazione che Toto non partirà nella Run 2. Peccato, sì, mi dispiace veramente tanto. Avevo detto, sono contento se entro nei primi 8. Toto ottavo, ragazzi. Hanno dato un po' di punti a cazzo di alcuni prima di me. Non i primi, i primi assolutamente meritati. Ma guardate la classifica, quelli poco sopra di me. Parere mio personale, sbaglierò, amen. Però i contest sono anche questi. Accettiamo questa cosa, non me ne frega niente. Sono contento di aver fatto la mia run, che ho pianificato durante questa settimana. Ho lavorato praticamente tutta la settimana per quella run lì. Qualcuno magari potrebbe aspettarsi: Toto, ma come mai non hai fatto la seconda run? Non ero pronto per fare una run migliore di quella. Per migliorarla avrei dovuto fare robe decisamente diverse. Sono nelle mie possibilità, ma dovevo provare un po' per fare quelle cose. Rischiare di cadere, tirare una mina della Madonna, qui non ne avevo voglia a sto giro. L'esperienza mi ha insegnato negli anni a dire: la mia testa mi dice, non hai tanta voglia? Lascia stare, perché sennò tiri la secca, prendi ottavo posto e vai a casa magari anche con un osso rotto. Quindi speriamo di essere dentro negli altri campi. Ragazzi, siccome ero sceso in classifica, siccome l'anno scorso non sono andato a Rotorua per la tutta la questione del Covid, però sono sceso in classifica, ero proprio sull'orlo dei 12 invitati. Con questo punteggio dovrei essere risalito un pelino. Incrociamo le dita. I came straight through the dirt, my sleeves pulled up, my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart, and I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. Guess this is what it's like when you grow.